Veramente eravamo pronti anche per la fine di agosto, come avevo detto, ma c'è stato qualcosa in mezzo per cui non abbiamo potuto farlo. Oggi presenteremo l'assessore e presenteremo anche il nuovo Cultural Service Manager che esiste praticamente in quasi tutte le città degli Stati Uniti, esiste anche in Europa. Non sono a conoscenza che ce ne sia uno in Italia, per cui forse questa un'altra delle cose che facciamo prima degli altri. È una figura importante, sull'assessore sapete tutti, quindi non è che non voglio spendere tempo sull'assessore, però quanto sia importante l'assessore. Tra l'altro abbiamo cambiato il nome e c'è un motivo, non sarà più l'assessore alla cultura, ma sarà l'assessore alle politiche culturali, perché c'è un... Tra l'altro questo suggerimento viene da Elisa Serafini, tanto per sottolineare che siamo in ottimi rapporti. E poi, però, sicuramente è importante, a me piace molto, perché in effetti quello che deve fare l'assessore è proprio questo. Oltre a organizzare l'assessorato, cosa che è impegnativa, oltre a tenere in piedi le manifestazioni, il marketing territoriale e tutta l'offerta museale, che a Genova è veramente tanta, c'è da mettere insieme anche un discorso strategico su cosa vogliamo che sia la cultura. Direi che l'assessore oggi vi darà un'idea di quello che noi vogliamo che sia la cultura, cioè la politica culturale dei prossimi anni. Abbiamo poi preso la figura del cultural services, del manager di cultural services, perché vogliamo che ci sia una persona operativa che sia in grado di confluire con una rete sul territorio tutte quelle azioni che servono al raggiungimento della politica culturale che abbiamo detto prima. Una figura essenzialmente operativa che è legata, diciamo che è legata a una consulenza, e io sono certo che sarà una buona cosa. Sono le linee guida, l'obiettivo che avete dato al nuovo assessore e a questo Io ne ho manager. dato uno molto semplice, adesso poi lo declareranno perché poi ci saranno alcune cose attorno. Comunque noi dobbiamo alzare l'asticella. Alzare l'asticella io non voglio dire solo dell'offerta culturale, ma del modo in cui la città vive la politica culturale, che è un insieme di tantissime cose. E in alcune di queste aree vorrei che Genova fosse la numero uno. Non in tutto perché è impossibile, ma in alcune di queste aree culturali vorrei che Genova fosse la numero uno. Vi do un esempio di perché dico che è molto larga. Il fatto di gettare un sacchetto di spazzatura dalla finestra o di mettere un divano rotto vicino al cassonetto è un discorso culturale. Quindi si aspettavano, che ne so, la grande mostra di qualcuno, invece no, cioè, la cultura è anche queste cose. Quindi io mi aspetto che da questo assessorato vengano illustrate, messe in opera anche politiche culturali che servono ad alzare il livello di civiltà e di convivenza nella città stessa. Questo per me è una cosa estremamente importante. Quindi allarghiamo molto il discorso dei servizi culturali, cercando di non perdere ovviamente l'obiettivo, no? Non possiamo lavorare su tutto, lavoreremo su alcune nicchie, però queste nicchie possono spaziare veramente su quello che è la cultura stessa del vivere in città. Questa per me è la differenza. Poi vediamo se avremo successo, io sono convinto di sì.